Elisa, ciao e bentornata sul Music Italia. Grazie mille. Mi senti, Mediterranean Stars Festival, il suono del Mediterraneo, tu hai avuto modo di esplorarlo anche qualche settimana fa con la notte della Taranta. Sì, quello è stato incredibile, un'esperienza meravigliosa. Qui non ho ancora visto cosa succederà, ma è molto interessante. C'è già Malta in se stessa, mi sembra un connubio di culture. Come bene o male è la tua musica, lo è sempre stato, ma fin dall'inizio, perché comunque sei riuscita ad esplorare diversi universi sonori. Ti ringrazio, questo per me è sempre stato molto importante, ho sempre visto, diciamo, i generi in una maniera un po' fluida, non li considero delle cose statuarie, sacre, anzi. Beh, lo si è sempre visto, anche ascoltando Diari Aperti, che tra l'altro a brevissimo compierà un anno, un percorso che comunque ti ha portato in giro per l'Italia, nei teatri e anche con diversi singoli, uno diverso dall'altro, e comunque tutti hanno fatto breccia nelle radio. Grazie, sì, è andato molto bene, è stato un disco fortunato, questo grazie forse anche a tanti piccoli accorgimenti, sicuramente anche le canzoni hanno aiutato, ho ricevuto delle canzoni meravigliose da Calcutta, da Davide Petrella, poi anch'io avevo scritto delle cose molto sentite e poi anche Carl Brave che ha fatto, diciamo, ha messo un tocco completamente diverso, no? Quindi anche quello ci ha permesso di entrare un po' in un mondo estivo, cosa che per me è un po' rara. Sì, è particolare, ma è come particolare anche passare da Vivere tutte le vite a Tua per sempre, sì. Due canzoni forse diametralmente opposte, ma entrambe comunque anche radiofonicamente hanno avuto successo. Con il pezzo con Carl Brave è arrivato secondo, Tua per sempre oggi è quarto. Wow, sì, ma in realtà io penso che ci sia una genuinità nelle melodie, nelle canzoni. Quando una canzone ha qualcosa di buono, qualcosa di bello, di magnetico dentro, magari riesce poi a, anche se appunto sono una diversa dall'altra o coesistono nello stesso progetto. Forse oggi non si fa più molta attenzione, molto caso, insomma, alle canzoni diverse fra loro, perché non si considera più l'album. Sì, oggi è cambiato un po' questo tipo di ascolto. Diciamo sì, di ascolto, ma tra l'altro invece nei live, dopo i teatri dove comunque c'è stata una magia vera e propria, come riuscirai in qualche modo a ripercorrere anche questo tipo di esperienza nei Palasport il 25 novembre? La mia idea e la mia speranza è quella di non cambiare nulla, ma aggiungere le cose che sono successe in questo viaggio. Questa è proprio l'idea di Diari Aperti e di portare avanti proprio queste cose in divenire, anche appunto i brani in inglese che abbiamo portato in Europa quest'estate. Poi ci sono delle cose nuove in arrivo, quindi l'idea è di aggiungere le cose che sono nate durante il percorso, ma non cambiare quello che era la scaletta dei teatri, ma anche proprio come primo atto, secondo atto. Quindi sarà davvero tutto molto curioso, credo. 25 novembre, quindi poi 27 Milano. Grazie mille, buona musica e buon Mediterraneo Stars Festival. Grazie, grazie.